non facciamo altro che denunciare quelli che sono i poteri forti, denunciare quello che è la collusione della mafia con la politica e denunciare facendo nomi e cognomi le famiglie mafiose presenti nel territorio additandole alla pubblica gogna. Addirittura abbiamo fatto pure i 10 comandamenti dell'antimafia. Se incontro un mafioso, girate dall'altro lato e sputa. Non ci sputare in faccia perché rischi una pistolettata. Ma soprattutto il decimo comandamento, che è quello che quando andiamo a votare, stare attenti a chi si vota e come si vota, perché molti di questi partiti sono veri e propri contenitori di mafiosi. Noi abbiamo il Parlamento dove siamo noi a portarci i deputati, o meglio, adesso lo scelgono pure loro, ci hanno tolto anche questo, ecco perché parlavo di non democrazia, anche il diritto di scegliere. Loro decidono di portarci e noi li votiamo. Poi li votiamo anche per salvargli il culo dalla galera. E capita anche questo. Uno che ha avuto rapporti con la camorra si vota in Parlamento, minchia salvo. Come quando giocavamo a Mucciarello, quando eravamo amiche, no? Giocavamo a Mucciarello, le bere tutte. Pensate che in Svezia un ministro si è dovuto dimettere solo perché il marito è andato a prendere con la carta della signora che era deputato un film, non pornografico, un film normale, cioè 2 euro. È successo uno scandalo, si è dovuto dimettere. Quasi i nostri politici non hanno alcune caratteristiche. Cioè, essere tangentisti, andare a sapere pure su quei escort, che tu sanno di mettere, se non sanno rubare, prendere per il culo il prossimo e avere tutti i privilegi, le macchine blu, non possono fare i politici. I tangentisti sono dogma di fede. E allora, ragazzi, quando è che pensiamo di prendere la pedata in culo e mandarla a casa? Perché questo è quello che si merita. La cosa che mi fa rabbia è che io non vedo più le piazze, la ribellione del popolo che scende a manifestare. C'è stato il movimento dei forconi, degli agricoltori, questi movimenti di questi giorni, poi hanno detto pure i leader che sono impresentabili, perché chi è impresentabile non ne sono. Ma i partiti dove sono stati? Dove sono? Hanno paura, paura se questi gli prendono la mano, gli prendono il potere o dicono di mandarli a casa. Questa terra è quella dei vespri siciliani che sono scoppiati per un paio di corna, se qualcuno l'ha studiato e si ricorda. Comparo le corna, un francese si è permesso di fare degli apprezzamenti a una siciliana, gli è successo lo spallacinato. Oggi cai le corna ne fanno quei e ne sono quei tavoli. Il problema delle mafie, o il problema della mafia, è un problema che riguarda tutti. E io spero che alla fine di questo incontro, non so quante ore ho a disposizione, meno di mezz'ora, mi fate anche delle domande per cercare di capire come possiamo metterci insieme, come fare rete, perché già una cosa ve l'ho detta, ognuno di voi. Oggi è una redazione, c'è internet, che fortunatamente ancora è libero. È vero che voi ci giocate solo per farli su Facebook, siamo in chiave Facebook, capite, no? Altre cose mi hanno aperto pure, sì, c'è cioè, Pinomaniaci su Facebook, c'è Teleato Notizie, mi raccomando, non siete diventati amici, cioè, a me piace questa cosa. Ma scusate, ma mi volete dire che, come pronunciate su Facebook? Se cose virtuale, noi ne invece di cose manuale, non virtuale. Ma a prescindere dalle battute, ovviamente, lì circolano in rete notizie che invece i giornalisti o i giornali non danno. Lì è un modo di comunicare, di mettersi in rete, di mettersi insieme e cercare di liberare questa terra da questo cancro che si chiama mafia. E allora,
Iniziamo con le domande che poi prima di chiudere vi faccio vedere un altro servizio, quello di tapisciarvi dalle risate così intasate in bagno, dai. Vi dovete concentrare per le domande, no? C'è il liceo pure, c'è pure il liceo? Eh? Classico? Linguistico? Artistico? Niente latino, greco, niente più. No, no, c'è il classico, c'è il classico, qua. Ah, c'è il classico, è così un animalone, ecco, è il latino. Sì. Facciamo distinzione, facciamo scendere più sotto. Sì, dimmi. Intanto sono Michael della quarta direzione. Questo è un problema tuo, poi mi fa. Io sono le volevo chiedere, ma lei non si sente un po' come Peppino Impastato? Ma sta da toccare per voi. Diciamo, la sua vita finora è molto simile da come questo ci hanno anche fatto vedere film, studiare e tutto il resto. Allora, mettiamola così. Cinis è un tiro di schioppo da parte di Nico. Qualcuno dice che Teleiato è come Radio Auto, no? Anzi, addirittura hanno fatto pure un convegno da Radio Auto a Teleiato. C'è una grande differenza tra me e Peppino Impastato. Peppino Impastato era un ragazzo di cultura, io sono un pezzo di cazzo qualsiasi. Peppino Impastato aveva un obiettivo ben preciso come l'abbiamo noi. E questo potrebbe essere una similitudine, che è quello di lotta alla mafia. Noi abbiamo alcuni detti: lotta alla mafia senza se e senza ma. E ricordatevi questa frase, ragazzi: loro si sentono uomini d'onore e per noi disonorarli è una questione d'onore. Cazzo, cazzo, io direi Valda Valvarese, no? Peppino Impastato parlava attraverso una radio e per pochi comuni Teleiato parla attraverso la televisione, quindi ci mettiamo pure la faccia e raggiungiamo 25 comuni. Pensate che in questi 25 comuni i nostri telespettatori alle 2 e un quarto sono semplicemente 180.000, forse nemmeno la setta a livello nazionale di fa, perché si mettono là davanti, vediamo oggi le minchiate che ci fa Pino Maniaci. Non funziona, anche perché vedi, Peppino Impastato era molto politicizzato, era un militante di partito, mentre noi abbiamo un detto: siamo aperti a 360 gradi, la televisione non l'abbiamo colorata, perché per noi la merda è a destra, ma a sinistra manco cucchionia, e se va pestata tutta, perché non è che quelli di sinistra ce l'hanno profumata, sempre merda. E allora non funziona. Funziona anche da un altro lato, che è quello che, se qualcuno ha visto il film I 100 passi, quel ragazzo con i capelli rossi che sta sempre accanto a Peppino Impastato, che è Salvo Vitale, oggi lavora con Pino Maniaci a Teleiato. Però ci siamo messi d'accordo, già un bambino dopo divorziarsi, io voglio rimanere ancora vivo perché ho bambini da crescere. E vedete, a volte c'è qualcosa che mi suona, no? Guarda caso, tutti i giornalisti ammazzati, Peppino Impastato, Pippo Fava, Beppe Alfano, cazzo, tutto, Pippo si chiama, no. Giuseppe, che è proprio uno, che è un nome che ha portato disgrazia, non lo capivo. Magari con un calcio, ma mi faccio chiamare Mario, come mi ha fatto. E sì, c'è molte cose in comune con un Peppino Impastato, ma ovviamente c'è questa posizione politica invece che non funziona, è proprio il, diciamo, l'inghippo. Andiamo avanti. Tu la vuoi fare una domanda? Dai, dai, tu sei russo malupilo come era quando ero amico io. A te, ricatti al russo. Io quando ero piccolo ero con i tuoi capelli, così, siamo di famiglia rossa, formatore, per esempio. La vocale è una domanda a me. Allora, falla. Spara la minchiata, dai. Lascia pensare.
picciola di Solvaga. Cosa spinge ad andare avanti in questo lotto? Alla fine mica, ma forse avremo un cielo così. Intanto sono pensate che vengono, sono venuto a Taranto dopo tutte le televisioni del mondo, stanno facendo pure un film, tra poco vi faccio vedere il trailer, c'è pure lo spogliarello così vedo, guardate, i minorenni si devono leggere. No. E come quella, ma non hai paura, certo che abbiamo paura. Quello che mi spinge ad andare avanti è proprio cercare di vedere i miei figli liberi da una prevaricazione mafiosa in un territorio difficile come quello di Partinico. Pensate che Partinico, a differenza delle altre province o regioni che cavevano, a provincia Baba, a provincia Spetta, avevamo tutte cose, non ne facevamo mancare niente noi. Si spara, la sommersione di vino provenzano non funziona, noi negli ultimi anni abbiamo avuto 8 omicidi di mafia, 2 rubare bianche, un attentato a un boss dopo un assalto vivo perché dove ci mancavano pure i cartocci e centinaia di macchine bruciate. Sai una buona informazione cosa fa? Come diceva appunto Pippo fa, è da guida, indirizza, corregge, evita. Adesso i commercianti del comprensorio dove arriva Tareiato si fanno bruciare le macchine ma non pagano il pizzo. Siamo riusciti a questo. Noi partiamo sempre il nostro telegiornale con lo spot, un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Poi io tutto ci ho messo sottotitolo, un intero popolo come paga la pizza non ha dignità propria. E questa ribellione che stiamo cercando di portare avanti nel popolo siciliano facendo anche da guida, da apripista, a non avere paura. Pensate ragazzi, questi si sentono potenti solo quando lavorano a blocco, al buio. E andare a vedere, noi siamo stati e siamo quelli che arriviamo sempre primi nei covi, io mi onoro di essere l'unico civile ad essere tesserata a un sindacato di polizia e ad avere amici all'interno della famosa squadra Catturandi di Palermo, quelli che vedete col Mefisto, con lo cappuccio quando prendono i latitanti. E mi è capitato qualche anno fa in un arresto di un grosso latitante che è quello che poi a Partinico ha fatto gli 8 omicidi, infatti è sotto processo per questi omicidi del nostro comprensorio. È stata arrestata a Calatafimi, guarda casa a 200 metri dalla casa dove villeggiava o dove villeggia il giudice Antonio Inglubi. Quando mi arriva la telefonata, partendo diciamo Calatafimi c'è qualcosa come tre quarti d'ora di macchina, vieni che stiamo arrestando Raccuglia, ovviamente vi faccio capire che i miei migliori informatori sono anche all'interno delle forze dell'ordine, che hanno il piacere e l'onore di avere la telecamera di Tareiato, poi noi i filmati li regaliamo a tutte le televisioni del mondo. Io a 20 minuti mi sono presentato a Calatafimi, col Tom Tom ci penso pure la via. Dopo che mi hanno bruciato la macchina mi hanno regalato un BMW munito di navigatore, no, BMW vecchio tipo, Anna Giovanna è diventata epoca, perché aveva 18 anni. BMW, però ho l'impianto a gas, ho 40 euro di gas, io ci faccio 700 km, minchia, ho preso la benzina, non si ci può arrivare più. Butto la macchina, arrivo a Calatafimi, e questo per farvi capire questi pezzi di merda com'è che si sentono. Stavano entrando, spaccano la porta, io mi metto in mezzo a loro, mi conoscono, tra le altre cose, se venite in televisione faccio vedere che ho il berrettino alla Catturandi e mi metto pure il giubbottino come poliziotto, quindi mi mischio in mezzo a loro.